Gentili spettatori di Catalan TV, a voi tutti buon pomeriggio. Dal campo di Maria Pia in Alghero trasmettiamo la sesta giornata del campionato nazionale di Serie B fra il Lecco e l'Amatori Rebi Alghero. Campionato con questa partita andrà in sosta per circa un mese e noi ci rivedremo in casa l'11 di dicembre contro il settimo torinese. Ecco, si alza la mischia del Lecco, Comine blocca il numero 8 che salta e rompe due placcaggi e si porta in avanzamento con la palla, scarico sull'uomo più basso, recuperata da Peana la palla, anversa per Arru macina. Ecco Serra che viene portato a terra dal numero 15, netto fuorigioco. Lancia bene, un po' storto, ma verso la parte dell'Eco, ma Lupi recupera benissimo. Bombaggi ancora là vicino per Daga, ben supportato. Daga si gira, fa un buonissimo avanzamento. Ancora Bombaggi per Anversa. Buonissimo l'incrocio di Totò che va a prendersi il pallone là vicino, vicino alle mani di Anversa. Ancora si gioca per Shalonek che sembra trovarsi la palla in mano per sbaglio, purtroppo però c'era un fuorigioco, sì, come mi fa notare Gianni Dell'Eco, quindi la palla ritorna nelle nostre mani. Adesso assistiamo alla tentativa di trasformazione di Anversa, palla in mezzo ai pali, 3 punti per Alghero. Sì, intanto il risultato è sbloccato sul 3-0 e un bel gioco della profondità da parte di Anversa, ancora là vicino per Ceglie che invece va piatto, riesce a bucare, rompe due placcaggi, scarica benissimo per Peana, una grande azione di Totò, una grande azione di Ceglie che ci porta alla meta. Avrebbe potuto pestare sulle gambe come diceva Davide per trasformare lui stesso in meta. Bravo Ceglie. Si riprende con il calcio di trasformazione realizzato da Anversa e il punteggio a questo punto siamo 10-0 per l'Amatori. Per il Lecco, palla introdotta dal mediano, netta superiorità della mischia dell'Alghero che avanza e prendiamo una bellissima punizione, Gian. Un gran lavoro e il mediano ha introdotto storto. Il tallonatore non è nemmeno riuscito a tallonare, siamo andati a prenderci la palla proprio spostando la loro mischia, quindi non c'è proprio nulla da aggiungere. Palla molto alta e va dentro. Buonissimo calcio. Ricordiamo che l'Alghero in questo momento sta giocando in 14 perché Ceglie è fuori per 10 minuti. Prepara. Inserimento da parte dell'Eco, spinta dell'Amatori, indietreggia l'Eco finché riesce a scaricare. Bombaggi si porta sul numero 13 e blocca l'azione in ripartenza. Perfetto Comine sul numero 8 loro. Palla tenuta, l'arbitro concede una punizione all'Amatori. Tanto al calcio Marco Anversa. E entra dentro. A differenza di quello che si potrebbe pensare, intanto un mischia ancora nettamente superiore. Sì, da questa posizione Gianni si vede che il lavoro del nostro pilone destro è davvero davvero importante, anche Spirito a sinistra sta facendo un bellissimo lavoro e Toni là in mezzo aiuta il numero 2 ad alzarsi. Assolutamente sì, lo stappano in ogni.
diciamo che le mischie, Gianni, come avevamo previsto dall'inizio, da quando abbiamo capito che non c'era storia, ci stanno aiutando tanto, sia per rilanciare il gioco, sia dal punto di vista delle punizioni. Abbiamo fatto finora praticamente 9 punti solo da... Sì, 12 punti al piede di Marco Anversa, una è la trasformazione del... Buonissimo calcio anche se contro vento e va in mezzo ai pali. Sì, ci si è, Gianni, ci si è un attimino ridimensionati, evidentemente come avevamo previsto si è lavorato tanto, a inizio campionato è normale avere qualche problemino di timing tra i lanciatori e... Si è optato per Scialonec al lancio. Sì. Sì, la palla ritorna ancora nelle nostre mani, in mezzo ai pali è un... Adesso il discorso sta che non è che dobbiamo farci prendere dalla fretta e risolvere la partita o andare in Tucci, adesso significa anche far passare un po' il tempo cercando di mettere 3 punti alla volta, quando ci sarà l'occasione si cercheranno anche le Tucci per cercare qualche meta. Adesso ha fatto perché tra la punizione che è stata fischiata e la ripresa del gioco ci passeranno 3-4 minuti. Ecco, sì, sì, va benissimo, ma anche perché poi stiamo prendendo tutte le punizioni. Loro stanno iniziando a commettere, secondo me, anche falli di stanchezza. Infatti, guarda, camminano tutti i giocatori dell'Ecco. A differenza di Ignazio, il nostro guardaline, che corre con un piglio da... Ancora da una base stabile, salta... I primi 3 giocatori di mischia, Anversa per Scialonec, Scialonec scarica Mario Serra, una palla con troppa pressione perché corre di lato. Il 5 avanza ancora per il numero 14, il 14 sempre viene placato in 2 o 3, comunque sta in piedi, una buona fisicità. 16 scarica a fondo ancora per Damiani, che però trova solo giocatori piatti come il 13, che è costretto a correre di lato per non andare a impattare là vicino. Buona l'intuizione di Bonetti, non è più una rack, il giocatore è fuori, quindi va a prenderlo là dietro, lo costringe a indietreggiare, dalla base parte il numero 8, corre da solo, cerca un sostegno, Bombaggi liscia il placaggio, buono Usman, lo riesce in qualche modo a tenere su, palla per il numero 5, rimane in campo, viene portato fuori, bravi ragazzi. Lascia la palla. Scialonec nuovamente a battere sulle gambe, tiene la palla e l'arbitro fischia la punizione. Ecco, qui sicuramente stiamo sbagliando noi, stiamo dando loro la possibilità in pochi metri di andare a recuperare il pallone, quando potevamo tranquillamente rimandarli nella loro metà campo a correre e a risalire il campo per lungo. Sì Gianni, vediamo cosa si inventa l'Ecco, che continua a mio avviso a giocare senza un costrutto un po' intelligente, tant'è che sono ancora là, vedi, hanno la palla loro, guarda come sono disposti, il 13 non può fare altro che correre di lato, dalla palla al numero 8 e intanto il 14, nonostante abbia preso, è riuscito a segnare. Sì Gianni, nella confusione, io stavo proprio dicendo che la confusione con cui erano schierati ha creato anche confusione a noi in difesa, non siamo riusciti a fare una linea, ci siamo fatti, in questo sport capita spesso che la confusione della squadra che attacca si ripercuota proprio sulla difesa, in questo caso siamo stati noi poco attenti a mio avviso e abbiamo sbagliato anche dei placaggi. Partita molto dispendiosa, gli uomini di mischia sono molto molto stanchi. Non c'è neanche grande protesta da parte dei giocatori dell'Ecco. No, evidentemente aveva ragione, era
La sfortuna è stata, esatto, la sfortuna è stata che era stato già un bellissimo attuscio in fondo con Comin, che viene portato giù prima che venga affrontata la Mol, quindi è regolare. Buono Ilie mantiene il pallone, lo mette a disposizione per Bombaggi, che gioca ancora per Anversa. Anversa prova un calcetto dietro la linea di difesa, corre bene, se lo trova ancora in mano Shalonek, che però non ha nessuno con cui giocarlo se non Livio Madedu, bravo, che si propone, viene placcato, la palla è ancora a disposizione. Bombaggi ancora ritorna alla sinistra, mentre Anversa decide di giocare nella parte destra del campo. Del Rio, buono il calcetto filtrante di Del Rio in mezzo ai giocatori dell'Ecco, si ritorna sul punto, quindi è un vantaggio dell'Alghero. Ancora la palla nelle mani di Anversa, aspetta che ci si rischieri, siamo al 40esimo, chiede se c'è tempo e piazza. Anche un'azione portata lì in pressing può portare a qualche infortunio, che sicuramente non fa comodo. Un atteggiamento prudente quello dell'allenatore giocatore, che preferisce chiuderla così con un calcetto corto, e l'arbitro fischia. Comunque Maria Pia ancora in battuta. Una partita portata a casa, Gianni, un bel primo tempo, una superiorità in fasi statiche, la touche è andata meglio della scorsa partita in casa, decisamente, quindi abbiamo avuto sempre dei buoni rilanci da mischia chiusa, da touche, e loro ci hanno aiutato tanto con con tante punizioni, avevano un gioco davvero sporco, tante volte ai limiti del regolamento. Ripeto, a me l'Ecco nel primo tempo non è dispiaciuto, se non fosse per alcune fasi dove hanno veramente dei problemi. Dunque anche alla questione di età, perché si vede che comunque metà della squadra è una squadra con già giocatori di una certa età. Ecco, io prima di chiudere vorrei ricordare ai telespettatori che, come detto all'inizio, il campionato riposerà e riprenderà il 4 di dicembre, perciò fra un mese, per dare spazio alla nazionale. E l'Alghero andrà a giocare ad Alessandria contro il Monferrato, mentre l'11 la partita dell'Alghero sarà a Maria Pia contro il Custorino. Con questa partita l'Alghero incamera 4 punti e va a raggiungere momentaneamente nuovamente la testa della classifica a pari punti con il Biella. Con tutto e questo, e ringraziandomi per la buona visione e per l'ascolto, vi diamo appuntamento all'11 di dicembre, sempre qui dal campo di Maria Pia. Grazie a tutti voi. Va bene, sì. Perché se no capisci di solito. Non c'è niente.